nuovo video. Oggi spacchettiamo e proviamo insieme dei prodotti veramente, veramente, veramente strani. Ve l'ho già detto che erano veramente strani. I prodotti in questione arrivano da una box che si chiama No Make No Life, mi pare che si chiami così. La cosa paurosa è che ci saranno anche dei regali per 5 di voi, quindi continuate a seguire il video. Dentro ci sono dei prodotti veramente strani. Qua c'è la brochure con la spiegazione di ogni prodotto e volevo provarli con voi per la prima volta. Io ho solo aperto, ho solo sbirciato cosa c'era al suo interno, perché come vedete sono ancora tutti integri, impacchettati molto 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 bene. Partirei da lui, che è un sapone, credo. Questo è il Phoenix Soap, lo potete acquistare su phoenixsoap.co.jp, Giappone. Dovrebbe essere un sapone di riso, leggiamo insieme la descrizione. È un sapone al tofu, cioè praticamente è un sapone al tofu, raga, anche con gli estratti da frutta yuzu, non so che cosa sia, anche la soia, esatto. Quindi soia, tofu e questa cosa frutta strana. Mi piace un sacco il pack del prodotto, non so quanto lo possiate vedere perché prima non c'era luce. Quando Gloria registra e mi preparo con voi non c'è mai luce. Quando invece vuole fare video dove si mostrano i prodotti c'è una luce della Madonna. Mi piace un sacco anche il cestino, perché per i saponi tante volte non ci sono i cestini e quindi sguisciano via, lasciano l'alone sul lavandino. Invece questa cosa che ha il cestino mi piace molto. No! Ok, non si sente nessun profumo. C'è anche dentro una cosa. Ah, ecco, si è suicidato. Ma dai, wow. Praticamente il disegnino dice che questa retina, no raga, io non ci ho capito un cazzo. Allora c'è una mano sopra il sapone nella retina, quindi va messo il sapone nella retina, va strofinato e poi va tipo squizzata la retina ed esce fuori il prodotto schiumato. In sintesi, questo sapone dovrebbe diventare una mousse. E quando vi serve il sapone, voi strizzate questa retina. No, raga, non sa di niente. Cioè, puzza un pochino. Ma che è? La retina non si apre! Oh no, l'ho rotta, shit! Quindi il sapone va infilato nella retina. E ci siamo. Step 1 fatto. Ok, sto inserendo il sapone dentro. Il sapone rimane sapone. Non sta succedendo una beata mazza. Proviamo a strofinarlo. Sì, dice di fare così. Oh mio Dio! Wow! È diventata una schiumetta! Wow! No, vabbè! Diventa veramente una mousse! Guardate! Però continua a puzzare. Ma che bomba! No, vabbè! La voglio usare stasera sul viso, perché se c'ha tutte queste proprietà, chissà che pelle. Vabbè, sembro proprio una venditrice di QVC quando mostrano le bacinelle con l'acqua. Ma che figata! Mi piace un sacco questa cosa! Gli davo un euro a sta saponetta! Asciughiamo e testiamo la qualità di questa saponetta. Il profumo direi 1. Praticità gli do un bel 6, perché è molto divertente, anche 7. Oh! No vabbè raga, adesso profumano. Oh mio Dio, il profumo esce dopo. E che pulite che sono. No vabbè, questa sarà la mia saponetta per struccarmi. Veramente figa. Cioè dopo che mi strucco lascia la pelle tutta super pulita. 8, mi piace. Poi c'è lui, questo qua invece è un body massage milk creamy mint. No, che schifo la menta. Menta e latte, latte e menta. Menta e latte, latte e menta. Molto carina la confezione, mi piace. Visto che abbiamo lavato le mani, proviamo anche la crema. Consistenza super super liquida. No, veramente sembra una venditrice di QVC, raga. Oh, sa di menta, sembra la crema per i piedi che danno a Regina George. È fresca, quello che volete. Lascia le labbra. Le labbra, queste sono le mie. Ciao ragazzi! Lascia le mani molto morbide, ma neanche appiccicose. Quindi, bah, per essere una crema corpo, caspita, no. Quindi do un bell'otto, ma come profumazione 1. C'è lei, la Couple Design Eyeliner Decora Girl. Quindi questa qua dovrebbe essere appunto una pennina, un eyeliner viola. Questo è l'eyeliner, mi impappino. Non so voi quando dite eyeliner se vi impappinate come la sottoscritta. Sembra una classica... Una classica penna per scrivere. E invece è un eyeliner. Ah, sono rimasta troppo delusa. Non si gira neanche. È una matita. Però scrive benissimo. Wow. Cioè, ciao. È proprio viola. Bella, mi piace come colorazione. Però io non uso gli eyeliner a matita. Non si avvita neanche. Fanculizer. Rimane così. Oh mio Dio. Cioè, non viene neanche via. Guardate, la sto sfregando. Oh mio Dio. Oh, sti prodotti giappo funzionano. Bella, mi piace.
Gli do un 5,5. No vabbè, questo è il penultimo prodotto della box ed è uno spazzolino. Qua c'è disegnata una ragazza con la guancia gonfia, come se avesse mangiato delle noci. Questa pallina dietro, adesso ve lo apro così lo vedete meglio. Ok, questo è lo spazzolino. Sono neanche morbide le setole, sono dure. E dietro c'è sta pallina di tipo silicone rosa. Non profuma di candy. Non sa di candy. E che cazzo serve, raga? Che divertente lavarsi i denti con una pallina in bocca. Sto troppo male. Grazie per aver inventato questo prodotto. Che senso ha? Ma perché? Perché? Tra l'altro sull'Invisalign, quindi mi sto spazzolando l'Invisalign neanche i denti. E l'utilità di questa cosa non riesco a percepirla. 2, voto 2. Ultimo prodotto della box è questa bellissima ragazza. Sono delle maschere di nome Rune. E le maschere in questione sono due. Mi sa che è una classica maschera bianca di cotone imbevuta di questi prodotti che non dicono perché magari c'è dentro la morte e non sappiamo. Ok, è una maschera semplicissima, molto 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 imbevuta, quasi più imbevuta di tutte le altre maschere che io abbia mai provato. Mi sento The Mask spumeggiante. Vado a tenere per 15 minuti, intanto vado a guardarmi una mamma per amica e a cucinare qualcosa. Ok, sono trascorsi più di 15 minuti perché mi sono lasciata prendere da Gilmore Girls. Comunque vado a togliere la maschera. Come vedete la pelle è super lucida e super idratata. La pelle è morbidissima e come sempre poi questo tipo di maschere lasciano questi residui appiccicosi, che io consiglio sempre di lasciare tutta la notte e dormirci sopra con questo residuo qua senza sciacquare il viso, in modo da far penetrare bene i principi della maschera. Quindi gli do un bel 5 perché non è niente di che. E quindi niente, questi erano i prodotti. Spero che questo video vi abbia tenuto compagnia. Non so neanche io l'utilità di questo video, ma non è finito perché, come vi ho detto inizio video, qua parte il giveaway. Quindi se volete anche voi, non dico questa box ma quelle che faranno in futuro, perché credo sia una cosa mensile, cambino i prodotti di mese in mese, scrivete qui sotto un commento con l'hashtag Fair regala cose giappo. Guarderò se siete iscritti al mio canale, se avete attivato la campanella e se mi seguite anche su Instagram. Quindi queste sono le regole per partecipare, potete scrivere più volte i commenti, non c'è regola su questa cosa. L'importante è che avete attivato la campanella, che siete appunto iscritti al mio canale e che mi seguite anche su Instagram. Quindi dopo aver fatto tutte queste cose, commentate con l'hashtag e io selezionerò 5 vincitori, quindi farò una selezione random, non ci sarà nessun sito, farò io a caso. E ve lo scriverò appunto qua sotto nell'info box, leggerete i nomi dei 5 vincitori e anche su Instagram anche su Instagram scriverò i vincitori nella story. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così fosse lasciate anche un bel pollice in su così so se vi è piaciuto. Vi mando un grosso bacio, ci vediamo al prossimo video, buona fortuna, ciao!